Ciao a tutti, prima di iniziare volevo dirvi perché ho scelto questa passeggiata e quando si potrebbe fare. Perché è una passeggiata semplice, adatta a tutti, dura circa un'oretta, è possibile camminare all'ombra, al fresco, e vedere la Rocca e il lungo lago di Angera da un'altra prospettiva, un po' insolita e meno conosciuta. Si può fare quando siete ad Angera o nei dintorni del Lago Maggiore, perché è molto semplice da raggiungere. Buona visione! Ciao a tutti, oggi siamo in Lombardia, in provincia di Varese, ad Angera. Sono con mia mamma. Ciao! E siamo a visitare l'oasi della Bruschera. L'oasi fa parte del Museo Diffuso. Il Museo Diffuso è un museo a cielo aperto che raccoglie siti di interessi artistico, archeologico, ambientale e sul sito trovate tutte le informazioni utili. Lascio il sito in descrizione e questi siti si trovano sia all'interno del borgo che nella periferia e nelle frazioni. Con noi oggi c'è anche il piccolo Leone in passeggino, quindi testeremo se va bene questo tragitto anche per i passeggini, anche perché ieri ha piovuto, quindi il terreno è un po' fangoso. Vediamo se riusciamo ad andare o ci impantaniamo da qualche parte. Al massimo avremo anche un po' di dose di avventura. Si può lasciare l'auto nel posteggio ampio e gratuito di Via Arena. E da lì inizia subito il percorso sulla destra. Oppure si può anche partire dal lungolago di Angera e allungare un pochettino. Il giro che andremo a fare è questo: dal posteggio di Via Arena seguiremo più la parte vicino al lago. E vedremo l'isolino Partegora e Angera con la Rocca e anche la zona cioè piemontese. Poi proseguiremo per la torretta d'avvistamento. Sempre dritti fino a incrociare la strada asfaltata, che seguiremo per pochi metri per tornare qua. È il depuratore delle acque reflue, per tornare poi indietro. L'oasi è un'area protetta di 400 ettari, gestita dal comune di Angera e dalla provincia di Varese e venne istituita dalla regione Lombardia nel 1998. Questo giro è adatto a tutti, consigliato anche alle famiglie. Ovviamente, essendo un'oasi protetta con diverse specie di flora e fauna, è importante sempre il rispetto e tenere un tono di voce non troppo elevato. A questo incrocio proseguiamo sulla destra. Che roba abbiamo fatto qua? L'oasi è molto frequentata da chi fa birdwatching perché ci sono diverse specie di uccelli come il germano reale, l'airone, la gallinella d'acqua e a seconda del periodo dell'anno se ne possono avvistare di diversi. Ci sono anche tanti mammiferi e anfibi. Dell'area fa parte anche l'isolino Partegora, su cui vive una colonia di cormorani. È l'unica isola della sponda lombarda del Lago Maggiore. E qui si dice che sia stato martirizzato Sant'Arialdo nel 1066 e secondo le leggende si rifugiò alla principessa Radegonda per sfuggire a un suo pretendente. Adesso siamo in ammirazione della rocca perché ci sono degli scorci bellissimi, dopo vi faccio vedere. È divertente perché se sul cellulare si scrive Bruschera, il correttore automatico modifica in Bruschetta, che anche quello non è male come nome.
Qua dietro di noi c'è anche uno dei vari stagni. Fa impressione perché gli stagni sono praticamente senza acqua. Qua di fronte c'è Arona, la rocca di Arona, San Carlone, la statua di San Carlone, la rocca di Angera, con l'imbarcadero, la chiesa della Madonna della Riva e c'è tutto il lungo lago. E questo è sempre l'isolino Partegora. C'è di nuovo una sbarra e proseguiamo seguendo il sentiero sulla destra, sempre costeggiando il lago, diciamo. Si prosegue sempre dritti fino ad arrivare a questa torretta d'avvistamento, si arriva di fronte. Purtroppo ci sono un po' di gradini caduti, quindi non è il caso di salirci, però anni fa ero salita e da lì c'è una vista dall'alto del Canneto. Adesso proseguiamo di qui, la strada diventa più larga. Essendo un'oasi, qua gli insetti sono a casa loro, quindi può essere utile portarsi un antizanzare. Oltre a chi fa bird watching si possono incontrare anche tanti fotografi. Noi abbiamo portato la macchina fotografica, ma insomma la qualità è quel che è, però abbiamo incontrato Alvinio, che è un grande fotografo, e al sito, se volete dare un'occhiata, che si chiama angeranatura.it, lascio sotto in descrizione e potete vedere se andate a dare un'occhiata, degli scatti davvero incantevoli. E la mamma! Io ho avvistato una Gabriella oggi. Siamo arrivate da dietro, dalla sbarra, ci sono comunque dei pannelli esplicativi lungo il percorso. Adesso siamo arrivati su una strada asfaltata che seguiamo proprio per pochissimi metri, perché poi più avanti gireremo a sinistra tornando dentro all'oasi. Allora, noi siamo uscite da lì, abbiamo fatto questo tratto di strada asfaltata e poi di nuovo a sinistra. Altro pannello esplicativo e si ritorna. In questo pannello esplicativo è spiegato che dal 2000 l'oasi della Bruschera è riconosciuta come zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale, e è uno degli ultimi lembi di foresta allagata della Lombardia. È divisa in diversi ambienti. In quello più settentrionale si trovano Lontano Nero, delle risorgive, dei salici. Poi una zona centrale dove si trovano in prevalenza querce e prati nelle zone più marginali. La palude costituisce un rifugio per la fauna acquatica, per uccelli migratori, anfibi, rettili e piccoli mammiferi. Qui nidificano diverse specie animali, tra cui aironi, folaghe, svassi, gallinelle d'acqua. È possibile avvistare alcuni rapaci, quali il nibbio bruno, il falco di palude, il lodaiolo, ma anche la nitticora, il porciglione e l'assiolo. I mammiferi più comuni sono la volpe, lo scoiattolo, il ghiro, il toporagno, il tasso. Si prosegue fino ad arrivare all'impianto di depurazione delle acque reflue e noi proseguiamo sempre dritti. All'andata siamo arrivati da qui e abbiamo girato a destra, adesso arriviamo dalle mie spalle e proseguiamo di qua.
Un aneddoto storico interessante è che nel 1776 Alessandro Volta venne in visita a un'amica angerese e osservò il gas infiammabile. Muovendo il fondo paludoso con un bastone, vide delle bolle d'aria e quel gas derivato dalla decomposizione animale e vegetale poteva essere incendiato e scoprì il metano. Adesso siamo tornati a questo ponticello con questo masso. Stamattina siamo arrivati dal sentiero di sinistra, adesso proseguiamo sulla destra. Peccato che per la scarsità d'acqua degli ultimi mesi alcuni stagni praticamente sono asciutti, però in questo periodo la natura è davvero rigogliosa. Si arriva a questo pannello esplicativo e a destra si va verso il cimitero e la bruschera, noi invece proseguiamo sulla sinistra, tra poco il giro è concluso. Poco dopo si sbuca in questo pratone, adesso ci sono un po' di camion e camper. Si segue la strada a sinistra, acciottolata, e tra poco si dovrebbe arrivare. Era segnato uno stagno. Vediamo. Ecco, sono arrivata a questo pannello esplicativo, si intitola Vita sott'acqua, e sono indicate tutti i vari animali che si possono vedere nello stagno che è proprio di fronte. C'è un tavolo con le panchine all'ombra, la rocca, e questo è lo stagno. Dopo aver costeggiato il prato si arriva qui, la partenza era lì, quindi il giro è finito, la lunghezza è circa 4 km, come consigli di non dimenticare acqua perché non si trova se non quella stagnante o del lago, di portare una crema per gli insetti e se anche voi avete provato a scrivere bruschera per vedere se usciva bruschetta sul telefono, scrivete nei commenti bruschetta. Spero che il giro vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao!